Bene amici della Salute Quad, come poteva mancare uno speed test con l'Arker D7. L'ho configurato in PPPA Bichmux perché ho Tiscali, ho lasciato tutto di default come, quindi non ho modificato nulla, anche l'MTU l'ho lasciato di default che è su questo TP-Link a 1480. Bene, adesso facciamo uno speed test dove lo faccio sempre io, è un server qua francese, si chiama lefibre.info. Andiamo a vedere quindi questo speed test. .81 si è stabilizzato. Adesso andiamo a vedere l'upload e vediamo quanto fa. Ricordo che ho una DSL 20 mega di Tiscali, non ho più la Tiscali Gaming in quanto costava molto, però quella andava veramente veramente molto 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 bene. Vediamo l'upload che passa i 90. Perfetto, quindi lefibre.info, 14.81 il download in megabit, 0.93 sempre megabit, 44 millisecondi il ping. Ricordo che la mia linea non è in fast perché non ho la Tiscali Gaming. Ora andiamo a beccare un server italiano. Quale andiamo a fare? Va bene, usiamo quello di Cologno Monzese. 13 millisecondi il ping su Cologno Monzese, 14.79 il megabit il download. Vediamo un attimino se terminerà con questa velocità e poi andiamo a vedere com'è l'upload e vediamo quindi se si assesta sempre, se si assesta sempre intorno ai 0.93 come ha fatto praticamente nel server francese di poco fa, lefibre.info. Ogni tanto faccio anche su qualche server scandinavo eccetera, però magari adesso facciamo soltanto su questi due server, se no facciamo magari anche su uno scandinavo, dai. E dopo li tengo buoni anche per i prossimi modem router che proverò. Quindi lefibre.info, poi facciamo Cologno Monzese ed andiamo a prendere un server un po' ostico. Io di solito facevo questo qua, facevo Bfly, però non so per quale motivo con questo Archer D7 non ha un ping buono, anzi un ping veramente un po' assurdo, perché parliamo intorno ai 650 e non riesco a capire sinceramente il motivo. Ecco qua, il test è terminato, 682 millisecondi di ping, 3.76 megabit il download e 0.31 megabit l'upload. Andiamo a vedere adesso un server magari in un altro paese. Come ultimo speed test ho identificato un server di Berlino, si chiama Treuder Group DE. Andiamo a vedere come si comporta con questo server. Il ping è a 50 millisecondi, ora vediamo il download. Il download è 13.81, però abbiamo visto che è andato molto veloce. E ora vediamo come si comporta l'upload. Mi pareva che quello italiano a 0.93 o quello francese sono stati i più veloci. Vediamo come si comporterà. Ecco, 0.88 megabit. Bene. Per questa serie di speed test sull'Archer D7 di TP-Link è tutto, vi ricordo di condividere il video, mettete un mi piace e vi voglio informare che per tutti i modem che proverò da oggi in poi cercherò, anzi sarà quasi un obbligo, fare uno speed test comprensivo di tutti questi server, così che voi abbiate un'idea di quello che è il modem router. Vi ringrazio e al prossimo video, ciao ciao!